io vi racconto il modo in cui incontrai Giorgio Caproni la prima volta in vita mia. Io traducevo molto, e allora mi dissero di andare a depositare le traduzioni alla SIAE, che è un posto lontanissimo, all'Euro, ci smette un'ora per arrivare, un quartiere di Roma. Insomma, arrivo lì e all'ingresso incontro Caproni, lo riconosco, allora andai da lui, mi presentai, e lui, mi hanno detto una persona molto spiritosa, invece con un'aria estremamente sussiegosa, mi fa: anche lei è qui, io sono venuto a ritirare i miei introiti. Dico: caspita, continua a vantare i suoi introiti. Dico: ma che strano, perché quest'anno potrò giovarmi di lire 54.000, cioè stavo andando in giro. Ecco, in un anno Caproni aveva guadagnato per i diritti d'autore 54.000 euro. Questo per dire che ancora quando incontro amici idraulici o avvocati o medici che mi dicono: quante copie ha venduto il tuo libro, io cado dalle stelle, ma non per una forma, io veramente ho tanti vizi, ma non lo snobismo, ma perché è una variabile totalmente indipendente rispetto al libro. Io lì realmente, ma chiunque abbia scritto un libro di poesia non sa quanti libri ha venduto, molto semplicemente perché non cambia niente. Cioè, se sono 100 o 1000, 5.000, ma che cambia? Cioè, l'editore comunque lo considera una perla.